Bella a tutti ragazzi e ben arrivati al vostro caro Trex Red. E qui ci sarà un duello di Yu-Gi-Oh! Tra me e mio fratello. Salve a tutti, oggi vi farò vedere come schiattere un mio fratello. Sì, iniziamo. Un bel 0. 4. Ok, inizio prima io. Volete vedere come schiaccio mio fratello? Sì, vedremo. Mario, ti schiaccio, guarda che carte. Anzi, tu non puoi vedere. Allora, pesco. Evoco un mostro in posizione di difesa e metto una carta coperta e passo. Pesco. Evoco Bingarchio, l'effetto. Evoco Utopia. Come tutti saprete, è un nostro numero originario. Mamma mia, il primo numero della storia. Guardate. Sì, bella. Allora, un solo equipaggio Zexal Weapon, portatore di tornado. A questa carta che gli fa guadagnare altri 1300 punti di attacco. E per te spacciata, lurido. E va altri 1800. Ti attacco. Non puoi perché è ancora il tuo primo turno. Non me lo ricordo mai. Ok, passo. Pesco. Per te è finita. Perché dovrebbe? Metto, passo. Pesco. Evoluzione Caustic Tris. E come saprete c'è anche la sua Mega Evoluzione. Equipaggio questi 3 Zexal Weapon. E fa la bellezza di un sacco di punti di attacco che non voglio contare perché è un porca mignotta. Ti attacco. Attivo l'effetto. Quando un mostro dell'avversario attacca. Ma che dici? Attivo l'effetto di Zexal Weapon che non può essere scelto come avversario dagli effetti delle carte. Oh no! Sono fottuto! Sei fottuto veramente? Che cazzo ci posso fare? Allora passo. Pesco. Mamma mia! Scopro. Attivo l'effetto, non può essere scelto come avversario. Non è scritto una volta per turno. Ma sempre. No. Sì. No. Sì. Ragazzi, che credete? A me o a mio fratello? Non ci credete. È un... Vai. Vabbè. Evoco burattino annesi di destra d'uovo in posizione di difesa. Passo. Pesco. Voilà. Ti attacco. Attacco questo stronzo. Passi? Sì. Pesco. Mamma mia. Evocazione Xyz. Per noi. Ma moderai i termini. Non sei un mammut. Vieni a noi. Drago Xyz, il ribellione oscura. Vieni. Nell'oscurità. Ma che cazzo? Mi fai imbestialire. Che buffa. Stacco materiale Xyz. Non può essere scelto come bersaglio dagli effetti delle carte. In questo turno. No. Sempre. Passo. Pesco. Allora, non solo lo attacco con tutta questa sferzata di punti di attacco, ma quanto avrà? Mamma mia. Punti di attacco, ti attacco. Ok, perdo 6.000 e quanto ha? Perdo 6.000. No, aspetta, questo ha 8.300, 1.000, 2.500, 6.800. Ok, passo. Pesco. Attivo e noi Drago Xyz ribellione oscura. Evoco. Passi? Passo. Pesco. Allora, attivo ruota incubo. Su questo non può praticamente non può cambiare la posizione. Non può essere attivato in questo turno.
Quindi viene bruciata e tu l'hai trovata senza per niente. Ok, allora attimo magia ombra. Ok. Mi fa perdere 700 d'attacco e... Posso vedere un attimo magia ombra? Bugiardo! Viene anche bruciata questa. Che dici? Bugiardo, quando il mostro mio attacca. Un mostro scoperto dal tuo avversario. Dammi un attimo, guarda. Attiva questa carta scendendo come avversario un mostro controllato dall'altro avversario. Ha ragione, questo fottuto. Allora, perde 700 d'attacco di attacco. Ok. No. Non puoi attivare le carte trappola. Ok. Allora ti attacco. Ok. Attivo l'effetto. Attivo l'effetto di unicorno lancia un po' attivare il suo effetto. No, questo fottuto è forte. Troppo forte. Dai, passi? Sì. Pesco. E wow, guys, su mamma. Evoco. Attivo. No. Attivo cavaliere copia su lui. No. Viene bruciata. Passo. Pesco. Attacco. Sì, va bene. Passo. Pesco. Sacco materiale Xyz. Su di lui. Attiva l'effetto di Zexalus. Attivo blocco Xyz. Quando viene attivato l'effetto di un mostro, attivo tornado di polvere su quella. Vengono distrutti. No, vengono distrutti. E per mica dice annulla l'attivazione. Quindi Zexal. Che fa? Quando il attivo sarà... l'effetto di Zexal per un'aquila attivo non possono essere attivate carte trappole sul terreno. Posso vedere se ce l'hai? Eccolo qua, aquila attivo. Mannaccia. Questo fetentone non si fida mai del fratello. Allora che fai? Passa. Mi sta per battere, aiuto. Tacco. Allora, no, era la signora di sopra, non so che faceva, boh. Passo. Pesco. Passo. Pesco. Ti attacco. Ho perso. Hai perso il duello. E vince Mario! Win Mario, yeah! Mario era il mio migliore amico. Allora, questo video si conclude qui e lasciate un sacco di like e commentate e iscrivetevi anche al canale di Gianluigi Lima. Ciao!